Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie mille Oscar, perché è sempre un piacere e un onore poter andare un pochino a mettere una luce anche, no, su questo tema molto importante come quello delle dipendenze, perché in effetti di ricerca non ce n'è tantissima in realtà ancora. Sicuramente in Italia la nostra fortunatamente è un po' la prima, ma anche in ambito internazionale, insomma, sulle dipendenze, come sapete, per chi lavora nelle dipendenze è da sempre un campo che per tutti gli operatori che ci lavorano, insomma, le frustrazioni sono all'ordine del giorno, no? Perché tendenzialmente anche quando si aiutano per molto tempo le persone con le quali lavoriamo, poi ci possono essere sempre magari delle ricadute, allora ci accorgiamo di aver perso qualcosa, eccetera. Io lavoro nelle dipendenze da oltre 20 anni, ovviamente non faccio parte dell'associazione MDR Italia da 20 anni, purtroppo da meno, e quindi inizialmente non lavoravo con MDR e con i soggetti dipendenti, e devo dire che in effetti mi accorgevo che, insomma, era come se mancasse sempre qualcosa, no? Come dire, un po' la sofferenza profonda che portava realmente poi le persone ad utilizzare, quindi a cercare prima di tutto e quindi poi ad utilizzare le sostanze, qualunque esse fossero, quindi dall'eroina alla cocaina all'alcol alla THC compresa, insomma qualunque sostanza, per poi ovviamente andare anche attualmente, diciamo così, nelle dipendenze comportamentali. Però generalmente i motivi che portavano, come dire, alla ricerca di questa automedicazione sembrava sempre che in fondo si raggiungessero, ma non così nel profondo, perché esattamente quello che stava dicendo Isabel, in chiusura, lavorando solo un po' sul corticale, si ottenevano ovviamente determinati risultati, la consapevolezza e tutto quello che vogliamo, ma in realtà spesso e volentieri, come ci ricorda anche Jim Knipe, se esistono comunque delle parti, no, della nostra personalità che tendenzialmente, parlando dei soggetti ovviamente dipendenti, in realtà continuano ad aver bisogno di utilizzare, sono poi delle parti emotive che, insomma, col lavoro solo corticale tendenzialmente non vengono raggiunte, e sono poi quelle che tendenzialmente mantengono l'uso, no, della dipendenza. Quindi l'idea è sempre cercare di andare a capire, ovviamente è una sfida molto importante, molto faticosa e grande, ma cercare sempre di andare un po' a capire qual è il significato e quindi qual è quella cosa che il paziente che ho di fronte in qualche modo automedica con l'uso della sostanza. E ovviamente per ogni persona è una cosa differente. La mia presentazione in realtà è breve, e parlerò un pochino della ricerca, anche perché ovviamente Isabel ha già detto tantissime cose molto fondamentali e importanti che fanno proprio da base, da premessa a tutto il nostro lavoro, e poi lascerò anche la parola ai colleghi che fanno parte anche della ricerca e quindi porteranno proprio anche degli esempi, no, pratici, no, del modo in cui poi la ricerca ad esempio nella loro comunità viene portata avanti. Quindi grazie mille anche alla partecipazione di questi colleghi, che in effetti non smetterò mai di ringraziare, anche perché noi di fatto la ricerca è possibile grazie al fatto che tutti i colleghi hanno in qualche modo, si mettono proprio a disposizione. Bene, il circuito della dipendenza è esattamente, io infatti l'ho solo citato perché richiamo un pochino le cose che ovviamente ha già detto Isabel, e quindi sono un po' tutti quei traumi addizionali a cui facciamo riferimento, ma devo dire che la nostra ricerca è sicuramente, come dicevo prima, la prima in Italia, però a livello europeo, grazie anche a questa, se ne stanno muovendo altre. Devo dire che in questo momento, oltre alla nostra che ovviamente continua perché attualmente siamo alla raccolta del terzo campione, ce ne sono altre, ce n'è una in Germania e una in Spagna, anche loro hanno anche un campione ampio, e anche loro partono un po' dalle stesse premesse dalle quali partiamo noi. Nella nostra ricerca che cosa andiamo un pochino a fare? Ovviamente ci sono anche tanti altri autori in altri anni che un po' sottolineano la necessità di lavorare sul trauma e quindi su tutte le esperienze traumatiche che stanno alla base della dipendenza. Qui scorro molto velocemente, anche perché insomma tanto poi sono in bibliografia, quindi li potete comunque vedere con calma, però tutti sostengono che sia per mantenere, no, il risultato raggiunto e quindi la sobrietà per quanto riguarda l'alcol o l'astinenza per quanto riguarda le sostanze, sia comunque sempre fondamentale aver fatto un lavoro su quello che ovviamente come esperienza traumatica ne reggeva l'utilizzo, e poi anche, come diceva Isabel, spostandosi un pochino sul presente, su tutti quelli che sono i traumi legati alla dipendenza, ma quindi anche i craving e così via.
spiegherò un pochino meglio quando parlo della ricerca. Questi sono anche altri autori. Bene, la nostra ricerca parte un po' da questi assunti. Noi abbiamo cercato di mettere un focus, un doppio focus, diciamo così, sia sul trauma che sulla dipendenza. Quindi quello che andiamo a cercare di valutare anche all'interno della dipendenza è un pochino questa doppia asse. Quindi cerchiamo di vedere in che modo ovviamente il trauma, no? Grazie al fatto di lavorare sul trauma, abbia anche una ripercussione sul fatto che il soggetto quindi poi non abbia più bisogno di andare ad utilizzare la sostanza. Un po', la nostra premessa è quella. Quindi nel passato, quando andiamo a lavorare col passato e il nostro paziente, lavoriamo su tutti quei traumi della storia di vita che generalmente, no, sono un pochino la premessa all'utilizzo della sostanza. Poi ci spostiamo un po' al presente e quindi andiamo a vedere tutti i traumi addizionali che sono legati invece alla storia di dipendenza. E all'interno della nostra ricerca, visto che la nostra ricerca può essere fatta sia in contesto ambulatoriale che in contesto residenziale, in realtà all'interno della nostra ricerca i due contesti, quindi l'ambulatoriale e il residenziale, scelgono un pochino se fare dei pezzi in gruppo o tutto in individuale, no? Nella nostra ricerca noi diamo una serie di indicazioni, attribuiamo e diamo una batteria di test che è, insomma, un pochino corposa, ma è da seguire. Ma del resto, quando ci sono delle ricerche che vogliono essere strutturate anche in modo serio per ottenere dei risultati seri, ovviamente deve essere fatta in doppio cieco. E quindi noi abbiamo il gruppo di controllo, il gruppo sperimentale, una sorta di batteria, una batteria di test, quindi una serie di test presenti in batteria, e i test vengono ovviamente somministrati in pre e in post, quindi al tempo T0 di partenza e T1. Noi abbiamo stabilito il T1 a 6 mesi, giusto perché sappiamo che non è, come dire, 6 mesi più o meno sono 24 sedute MDR, sappiamo che non è, come dire, sufficiente con una popolazione del genere, ma ovviamente ci rendiamo conto, no, che sia necessario andare avanti. Infatti i pazienti in realtà ci chiedono di andare avanti e si va avanti. In realtà la ricerca voleva semplicemente in 24 sedute cercare di capire in che modo il trattamento MDR viene a dare una differenza sia dal punto di vista, come dicevo prima, trauma focus, ma anche dell'addiction focus, quindi rispetto alla possibilità di smettere l'utilizzo della sostanza. Dall'analisi dei nostri risultati, noi abbiamo per ora solo pubblicato il primo campione, che si riferisce a 40 soggetti. Come dicevo prima, ora siamo già al terzo campione. In realtà dall'analisi dei nostri risultati emergono, comunque lo leggete, risultati interessanti, perché ovviamente notiamo, insomma, tutti i test oggi ovviamente non li ho portati, ma probabilmente alcuni di voi hanno già visto in altri seminari che abbiamo fatto, dove ho spiegato in modo molto più completo la nostra ricerca. Ho fatto anche vedere un po', no, i grafici dei diversi test. Si nota che ad esempio nella misurazione della dissociazione, quindi quando noi somministriamo la DES in pre e in post, ci sono delle differenze significative. In effetti la dissociazione, piuttosto che l'ansia, ma anche tutti i sintomi che danno proprio gli indici di gravità globali, diminuiscono moltissimo. In realtà dicono che rispetto al gruppo di controllo, che è quel gruppo all'interno della ricerca che in realtà fa semplicemente, cioè più che semplicemente fa e usufruisce del programma TAO, quindi del programma di routine che la struttura ambulatoriale o residenziale propone, a differenza del gruppo di sperimentale, che invece ha anche in aggiunta la terapia EMDR. Noi abbiamo notato che tutti i soggetti che fanno parte del gruppo sperimentale, quindi hanno anche in aggiunta la terapia EMDR, presentano dei risultati statisticamente molto significativi negli indici che notate qua, quindi non solo nell'ansia, nella dissociazione, ma anche, come dicevo prima, negli indici globali di gravità, in realtà anche nella depressione. Ora nel terzo campione abbiamo aggiunto un test che è il DAS21, che misura 3 dimensioni, che è la depressione, l'ansia e lo stress. Ovviamente non siamo ancora nel post, quindi non abbiamo ancora i dati in mano, però vogliamo andare a misurare anche quelle dimensioni, perché in realtà ci
ci sembrano molto interessanti e importanti nel nostro campione. Devo dire che i risultati che emergono dalla nostra ricerca sono molto in linea con quelli che vengono e che si notano a livello internazionale, perché anche Michael Hase per l'alcol, piuttosto che altri colleghi internazionali, adesso vedremo anche le ricerche in ambito europeo, spagnolo e tedesche di cui vi parlavo prima, perché sono molto simili alle nostre come impianto, vedremo che cosa diranno anche loro, però tendenzialmente i risultati della nostra ricerca, che fanno ben sperare e in qualche modo ci fanno dire che la direzione è proprio quella corretta, sono molto in linea con i nostri dati e quindi con quello che dalla nostra ricerca viene fuori. Più tardi, cioè tra poco, vedremo anche proprio appunto la comunità San Francesco, all'interno della quale la ricerca, come dicevo prima, viene svolta. Vedremo anche proprio nello specifico come vanno le cose, hanno portato sicuramente delle esperienze pratiche, quindi riusciremo anche a mettere un pochino insieme le cose che magari in modo e sicuramente molto veloce, ma anche per problemi di tempo, oggi vi ho portato io, in qualche modo vediamo anche come loro le mettono in pratica. Un grazie ovviamente a tutti i colleghi, lo dicevo già prima, ma veramente senza i colleghi che a livello nazionale ci supportano e, come dico sempre io, anche sopportano nella ricerca, noi non riusciremmo a farla, anche perché, come dicevo prima, la batteria di test, insomma, ha diversi test, poi ci sono delle schede da compilare, insomma è abbastanza, come sapete, come potete immaginare, complesso partecipare ad una ricerca, e quindi un grazie meritato e assolutamente importante a tutti loro che ci supportano in questo lavoro. Come dicevo, i risultati sono molto importanti e molto interessanti, tant'è che stiamo andando avanti e cerchiamo di dare sempre maggior rigore alla nostra ricerca, proprio per riuscire ad avere sempre dei dati scientificamente più importanti e più precisi, e quindi vedremo anche un pochino il terzo campione che cosa ci dirà, ma presumibilmente conferma un pochino l'andamento che abbiamo avuto sino ad oggi. Bene, io in realtà ringrazio tutti, la mia presentazione doveva essere molto veloce, due pillole un pochino sulla ricerca, per poter poi dare spazio alle colleghe della comunità San Francesco che all'interno della loro struttura portano avanti la ricerca. Quindi grazie mille dell'attenzione e dell'essere venuti qua oggi.